Il paradiso delle signore, trama puntate. Giovedì 24 marzo 2022. Grazie alla collaborazione tra Gemma e Gloria, che fanno tutto il possibile per far riavvicinare le loro famiglie, Stefania ha finalmente un nuovo confronto con suo padre. L'incontro con Ezio si dimostra particolarmente emozionante per Stefania, che ha l'occasione di fare un tuffo del passato ed anche di intenerirsi nei confronti dell'uomo. La prima persona a cui la Colombo racconta come sono andate le cose è proprio Marco, che resta colpito dall'emozione della ragazza. Flora parla con Ludovica e le racconta le difficoltà che sta vivendo e i suoi forti tormenti amorosi, dato che Umberto è già felice ed innamorato al fianco di Adelaide. Guarnieri, intanto, è preoccupato per la situazione e cerca di mantenere il massimo riservo perché la notizia non arrivi alle orecchie della contessa. Beatrice tenta di riallacciare i rapporti con Dante dopo l'allontanamento che c'è stato nell'ultimo periodo. Nel frattempo Ludovica si mostra in pubblico con Marcello per rassicurarlo, ma anche per sfidare tutte le persone del circolo che la criticano duramente per la sua relazione, definita inadatta. Stefania e Gloria hanno di nuovo un confronto che diventa, ancora una volta, un litigio aspro e duro.